Solito sogno, eh? Più o meno. Sì, continua a tormentarmi. Sto bene ora, riposo un po'. No, Pearson deve capire che sono pronto. Non mi interessa cosa dice, non hai niente da dimostrare. Già, ma sono stanco di lui. A casa mia, quando c'è un problema, lo si prende di petto. È il solo modo di farsi rispettare. Ti capisco. Devi credermi. Un uomo deve affrontare le sue battaglie. Ma il rispetto non serve a nulla se ti fai ammazzare. Per fortuna c'eri tu a coprirmi. E poi... c'è il vecchio San Michele che veglia su di noi. Quindi non c'è niente di cui preoccuparsi. Non sapevo che credeste in quella roba. Non rifiuto nessun tipo di aiuto. Vuoi parlarmi del sogno? O no? I lupi ci uccidevano al bestiame. Io e mio fratello Paul gli davamo la caccia quando ci hanno accerchiato. Prendi il grilletto! Ci sto provando! Ok! Tutto a posto? Mi dispiace, Paul. Ascoltami, ragazzo. È naturale avere paura. Dobbiamo tornare a casa, fratellino. Da quel giorno mi ripromisi di non deludere mai più Paul. Ora non si tratta solo di convincere lui, ma anche Pearson. Allo riparo! Forza! Turner guiderà il grosso delle truppe nella piazza! Noi dovremmo dare fuoco di copertura da quella chiesa! Domande? Bene! Io ne ho una! Risparmiatela e avrai una stella d'oro! Andiamo! Sono il suo preferito! Porca puttana! Mi serve copertura a sinistra! Tutti gli altri a destra! Prendiamo quella casa! Avanziamo! Mi copro! Daniels, tieni giù la testa! Si stanno... Nemici in arrivo da sud! Fumogeno di segnalazione, aiello! Camionette tedesche! Bersaglio ora in ordine! Accetto! Ricarico! Si avvicinano da est! Ma
l'infanteria tedesca! Granata! Sarà sempre! Ci sono dei feriti! Portali in salvo! Daniels! Trascinali via da lì! Ti copro io! Devi aiutarmi! Hanno bloccato l'intera strada! I fumogeni sono un'unica soluzione! Ci sono! Portami al riparo! Lascialo scoperto! I crocchi si fanno coraggio! Ecco che arrivano! Peccato! Bersaglia ore 12! Ecco che arrivano! In arrivo! Daniels, la mitragliatrice del semicingolato! Dai, andiamo! Ok, Daniels, tu pensa alla porta. Ci sono! La porta della chiesa! Dove sono andati? Saranno fuggiti sentendoci arrivare. Ci sono delle scorte. Merda! Mitragliatrice al secondo colpito! Piano! Giù! Sergente, arrivano altri gruppi dal retro! State giù! Giù! Gruppi, secondo piano! Fateli fuori! Attenzione ai fianchi! Copritemi! Qua!
Fuoco, fuoco! La chiesa è nostra! Daniels, dà uno sguardo a quei cannoni! Vado alla porta! I crocchi abbattono i nostri caccia! Giusto, Aiello! Andate a distruggere quelle armi! Sì, sergente! Daniel Stiles, noi daremo supporto in cima al campanile! Per fortuna ci sarai tu là sopra! Nessuna pressione! Tranquillo, ti copro io! Ti conviene? Tutti su per le scale, andiamo! Alla scala! Spero che nessuno soffra di vertigini! Cambierebbe qualcosa? No! Forza, sali qua su! Via dalla finestra! Vuoi forse che ci vedano? Occhi su Giusta, pronti! Ok, si stanno muovendo! Copriamoli da qui mentre distruggono la contraerea! Crucchi e l'auto in fiamme! Grande Daniel! Cecchini nell'edificio! Non male! Nemico, secondo piano! Sono alle strette! Tedeschi, fianco sinistro! C'è un'altra contraerea nel cortile! Non è presidiata! Tienila d'occhio! Sono arrivati alla contraerea! Lancia fiamme! Eccolo! Si muove ancora! Sono fuori gli altri! Restiamo concentrati! Concentrati! Respira! Bel colpo! Ce l'hanno fatta! Semi cingolati nella piazza! Sono in trappola! Fuoco sulle torrette! Sotto con l'ultimo! Daniels, la mitragliatrice! Si avvicinano ai cannoni antiaerei! Crucchi sui tetti! Togliamo di mezzo quelli più in alto! Benissimo! Daniels, crucchi in fondo alla strada! Hanno alle spalle! Semi cingolato dietro di loro! Mi stanno circondando! Centrato! I tedeschi li hanno circondati! Hai beccato! Che cazzo è stato? Deve essere Turner! Addosso! Copriamoli mentre supportano Zeusman! Per poco! È a terra! Zeusman ha distrutto il secondo! Un ultimo cannone! Non lo spazio aereo! Signore, la contraerea ti sta puntando! Punte via! Oh, merda! Prendo! Stai scivolando! No! No! Attenti! Levatevi da lì! Via da lì! Presto!
Muovete il culo! Oh merda! Dai, salta! Forse delle ali, soldato! No, sergente. Infatti non sono il tuo cazzo di angelo custode! Fanculo! Ho perso due ottimi soldati! Ora diamoci una mossa e distruggiamo quei cannoni! Forza! Non vedo Giusman! Merda! Erano insieme prima che crollasse tutto! Per ora ci conviene restare in posizione! I crocchi non devono salire qui! Ho ancora delle granate se ti servono! Attacco il nemico! Mantenere la posizione! Si stanno muovendo! Passami tutto! Forza, diamogli copertura! Non puoi portare altro! Pressione! Buona volontà! Quel cannone spara ancora! Vengono su dalle scale! I crocchi assalteranno la nostra posizione! Tienili a bada con il lanciafiamme! Ricevuto! Sì, sergente! Posizione nemica avvistata! Grande! Dobbiamo indicare la zona bersaglio IP-47! Daniels, usa un fumogeno rotto! Non me lo faccio dire due volte! Immagino! Nemico sulla destra! Respingeteli fino all'arrivo dei P-46! Mantenere la posizione! Ecco il P-47! Scontrare! Bombe in arrivo! Giusman! Sono vivo! Ottimo lavoro! Avete dato il massimo! Quei bastardi sono scappati! È stata un'azione ben eseguita! Non se la sono cavata tanto male, vero sergente? Forse ti sbagliavi sul loro conto. Finalmente tirate fuori le palle! Ma adesso si fa sul serio! Scopriremo di che pasta siete fatti. Anche se gli servissimo la testa di Hitler, si lamenterebbe. Combattiamo come oggi e la guerra sarà finita in un attimo. Ma per farlo dovremo superare noi stessi. Beh, ci sono. Abbiamo conquistato Marigny. Le truppe tedesche se la stanno dando a gambe. Ma adesso siamo nel mirino di Pearson più di prima. Non so davvero cos'altro pretenda da noi.